Ciao a tutti, io sono Federica e oggi parliamo di vendere online in Cina. Il mercato dell'e-commerce in Cina è al centro di molte strategie di chi in Cina ancora non è presente ed è facile intuirne il perché guardando un paio di numeri. Secondo China Internet Watch, tra gennaio e aprile 2021, infatti, le vendite online in Cina hanno raggiunto il valore di 3.763,8 miliardi di yuan, di cui 3.077,4 miliardi in beni fisici, quindi una buona parte, con una crescita di 27,6% rispetto all'anno precedente. Parliamo di un volume di vendite superiore a Europa e Stati Uniti messi insieme, per darvi un metro di paragone. Inoltre, la Cina ha il maggior numero di digital buyer al mondo. Secondo lo statista, infatti, tra 2009 e 2020 in Cina 782,41 milioni di persone hanno fatto acquisti online. Si tratta di un mercato in rapida espansione, quindi se si pensa che nel 2006 gli online shoppers contavano appena 34 milioni. Questi dati ci danno un'idea del perché sia importante vendere online in Cina, ma come farlo nel modo giusto? Come spesso diciamo, non esiste una formula segreta per avere successo, ma è essenziale partire da delle basi e conoscere bene il proprio prodotto e il proprio target. Innanzitutto, in Cina il mercato dell'e-commerce è altamente segmentato, ci sono tantissime piattaforme stile Amazon che raggruppano diversi brand, ognuna è ideale per un certo tipo di prodotto con un determinato tipo di target. Scegliere la piattaforma giusta per il proprio prodotto sarà quindi un primo step fondamentale. Occorre poi prestare attenzione alla logistica. In Cina si è abituati ad aver recapitati i propri pacchi anche in poche ore, o comunque nel giro di qualche giorno al massimo. Se non avete una sede produttiva in Cina, il dropshipping non è un'alternativa competitiva, per intenderci. Per questo è particolarmente importante affidarsi a dei partner fidati che curino la logistica in loco e che sappiano consigliare anche le quantità adeguate di merci da avere in stock a seconda del periodo dell'anno, ad esempio in concomitanza con qualche shopping festival, e a seconda delle strategie di lungo termine, oltre che tutte le certificazioni da avere in regola per passare le pratiche di sdoganamento senza problemi. Attenzione perché dettagli come la rapidità della consegna pesano molto sulle recensioni dei consumatori. E come ribadito altre volte, tra i principali fattori di influenza sugli acquisti c'è il passaparola. Parliamo poi di un mercato dal potenziale enorme, sempre più targetizzato da brand stranieri, caratterizzato da una competizione folle anche da aziende domestiche che nel digital marketing sono anni luce avanti a noi. Prepararsi con una strategia marketing adeguata è imperativo perché non basta esserci, ma bisogna farsi vedere. Dobbiamo abbandonare la falsa credenza che fare qualcosa in Cina sia più economico. Non è così da tempo e non è così soprattutto quando si parla di marketing. In uno scenario altamente competitivo come quello cinese, è fondamentale stanziare un budget adeguato e pianificare una strategia di lungo termine focalizzata sul posizionare il proprio brand, rafforzare la propria brand image agli occhi dei consumatori, più che su obiettivi di vendita a breve termine. Sviluppare un China Plan può essere il primissimo strumento per delineare la propria strategia in Cina. Spero questo video vi sia servito a capire quali sono gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione se si vuole vendere online in Cina. Nel box in descrizione vi lascio il link a qualche articolo e podcast per approfondire la tematica. Per continuare a vedere i nostri video sul mercato cinese, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di lasciarci un like se li trovate utili. Come sempre, noi ci sentiamo nella nostra community Facebook Vendere in Cina e ci vediamo al prossimo video. Zaijian!